Il corso della storia è costellato di innumerevoli coincidenze. Alcune fanno sorridere, altre invece hanno il gusto misterioso di inquietanti profezie. Forse nessuna è più incredibile e sinistra di quella che coinvolge un racconto di uno scrittore di nome Morgan Robertson. Nel 1898 Robertson ultimò una storia intitolata Futilità, che narra di un magnifico transatlantico, ritenuto il più bello del mondo, inaffondabile, come il Titanic. Esattamente come Titanic, la nave della storia aveva tre motori enormi. Nel viaggio inaugurale, la nave del racconto urtò un colossale iceberg e affondò miseramente, come il Titanic. La nave del racconto misurava 800 piedi, mentre il Titanic 882. Nella novella, il transatlantico andò a cozzare contro l'iceberg a una velocità pari a 25 nodi. Il Titanic urtò l'iceberg a una velocità di 23. Nella storia, Robertson spiega che molte persone trovarono la morte in mare per via dell'insufficiente numero delle scialuppe di salvataggio, esattamente lo stesso disguido che accadde nell'affondamento del Titanic. La nave di Robertson affondò in aprile. Il Titanic si inabissò fra il 14 e il 15 aprile del 1912. L'ultima e forse più sconvolgente coincidenza sta nel nome con cui Robertson, che scrisse la novella molti anni prima che il Titanic fosse progettato, chiamò il transatlantico del suo racconto. Egli, infatti, battezzò la nave il Titano.